Allora ragazzi, un salutissimo a tutti. Innanzitutto in questo video voglio ringraziare il mio amico Antonio da Napoli che mi ha permesso di fare questo video perché da lui sono arrivati alcuni dispositivi del passato di Samsung, ovvero un piccolissimo e vecchissimo Galaxy Note 3 Neo e il famosissimo Galaxy S5, il cosiddetto cerottone, e ho puntato proprio a lui. Quindi ho preso il Galaxy S5 e ho cominciato a fare tutto quello che si doveva in ambito modding. Quindi ragazzi, beh, in questo video non sarà nulla di particolare, ma voglio farvi vedere, voglio dirvi cosa ho fatto con questo dispositivo, perché poi in futuro, ovvero magari il prossimo video, arriverà la riprova sul campo con il cerottone, ovvero Galaxy S5, e con le modifiche modding apportate. Ma subito dopo la sigla vi parlerò e vi farò vedere quello che ho fatto con il modding. Quindi ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, devo dire che nell'ultimo periodo, se mi avete seguito su Instagram, ho postato proprio alcune stories su di lui, ovvero il Galaxy S5, tutti gli aggiornamenti del caso, come stava andando e così via. Quindi devo dire che mi sono divertito un po', e mi sono divertito anche da remoto, perché proprio negli ultimi 2-3 giorni ho aiutato a far modding con un Galaxy Note 3 da remoto, per lo più da WhatsApp. Ho fatto fare questa cosa e sì, devo dire che mi sono divertito anche lì. Quindi un po' WhatsApp, un po' in videochiamata, e sono riuscito a far modding da remoto attraverso una videochiamata ed è andata anche a buon fine. Ma ritorniamo a lui, ovvero il Galaxy S5. Cosa ho fatto? La prima cosa da fare era quella di attivare i permessi root, e per i permessi root mi sono affidato a CF Autoroot. Chi meglio di lui può attivare i permessi root? Perché senza attivare i permessi root, purtroppo, dal Galaxy S5 in poi non permetteva l'installazione di una recovery custom, quindi via di permessi root. Dopo aver attivato i permessi root, mi sono affidato ad una delle più famose recovery nell'ambito del modding, ovvero la TWRP, e voilà, installata, e da qui potevo fare tutto quello che volevo. Quindi una volta installata la recovery, siamo a metà del lavoro. Una volta fatto questo, mi sono scelto la ROM e ho scelto la ROM, la Lineage OS 18.1, basata su Android 11. Quindi mi sono recato al sito, ho scaricato la ROM e ho fatto l'installazione. Quindi ho scelto la NGS 18.1 proprio per vedere come andava. E devo dire che va molto molto bene. Poi ovviamente non potevo installare solo la Recovery, ma dovevo installare anche le Google App, le cosiddette GAPS nell'ambito del modding. Quindi mi sono recato al sito opengaps.org, ho scaricato il pacchetto adatto al dispositivo, adatta anche alla giusta versione di Android, e voilà, una volta installata anche le GAPS, il dispositivo è pronto e potevo utilizzarlo come volevo. Allora ragazzi, posso subito dirvi che le prime impressioni prima di fare la riprova, il dispositivo è veramente molto fluido, non mi ha creato nessun tipo di problema, perché poi l'ho provato giusto per un paio d'ore installando delle applicazioni. E l'altra cosa che ho fatto, l'ho configurato allo stesso modo del mio OnePlus 6. Sì, perché ho fatto in modo che le stesse applicazioni del OnePlus 6 stavano in modo speculare sul Galaxy S5, perché la maggior parte delle applicazioni sono quelle lì che utilizzo quasi ogni santo giorno. No, quasi, anzi, ogni santo giorno utilizzo quelle applicazioni che vedete sul display. Ve ne ho anche parlato in qualche video nel What's on My OnePlus, ma questo è un altro discorso a parte. E devo dire che mi sono divertito molto con questo Galaxy S5. Quindi ho fatto modding, l'ho configurato allo stesso modo e sono riuscito anche ad utilizzarlo un pochino. Nei prossimi giorni lo proverò sul campo con tutte le modifiche modding apportate, e nel prossimo video vi porterò la mia esperienza d'uso con un dispositivo del 2014.
Allora ragazzi, per chi di voi avesse ancora il Samsung Galaxy S5 modello SMG900F, codice sviluppo KLTE, qua in basso nella descrizione trovate tutti i link per scaricare i file e poterci fare tutto il modding che volete. Quindi assicuratevi che sia il modello SMG900F, codice sviluppo KLTE, perché altrimenti non potrete farci nulla. Assicuratevi che sia lui. Tutti i link qua in basso in descrizione, partendo dai permessi root, arrivando alle GAPS, e fate modding. E dopo averlo fatto, fatemi sapere com'è andata, se lo tenete ancora un dispositivo di questo genere, Galaxy S5. Insomma, ditemi la vostra qua in basso nei commenti e fatemi sapere com'è andata, cosa ne pensate e se il dispositivo è ritornato in vita. Vi aspetto ragazzi, apriamo una discussione qua in basso nei commenti e sarò molto felice di rispondervi. Magari potrei spoilerare anche qualcosa dell'utilizzo in merito a questo dispositivo della sua riprova. Ma non garantisco niente, magari qualche spoiler potrebbe anche uscire. Non anticipo più nulla. Dopo, beh, già lo sapete. E se questo video vi è piaciuto, vi raccomando, lasciate tutti i vostri pollicioni in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, molto importante, a voi non costa nulla, ma a me mi aiutate veramente molto. Dopo esservi iscritti, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video con tutti i vostri amici e dove volete. Quindi ragazzi, aiutatemi veramente molto. E se volete qualche aggiornamento su di lui, che sicuramente uscirà qualche aggiornamento della riprova sul campo in ambito modding, seguitemi anche su Instagram, perché sicuramente qualche spoiler, vi ripeto, non solo qua nei commenti, ma arriverà anche qui su Instagram, che ve lo ricorda l'animazione @medicosnake, ma trovate i link anche qua in basso in descrizione. E adesso ragazzi, io stacco questo video, prendo il mio OnePlus 6, prendo la SIM dal OnePlus 6 e la sposto sul Galaxy S5 e arriverà il video della riprova con tutte le modifiche e modding apportate per vedere se è ancora valido ad essere riutilizzato. Quindi ragazzi, noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Ciao!